Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7 che scoccano in questo istante ed è un gran piacere in una giornata per tanti versi cupa come sono cupe le giornate del coronavirus e invece però citare una persona e un leader sindacale e ospitarlo che è invece nel pieno di un anniversario importante perché è il 70° della sua organizzazione sindacale. L'organizzazione è l'UGL e noi siamo in collegamento con il segretario generale Paolo Capone che dovrebbe già ascoltarci. Buonasera Capone, come sta? Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, benissimo. E allora, buon anniversario alla sua organizzazione. Purtroppo invece non è una buona giornata, eravamo stati diciamo facili profeti ieri, l'altro ieri, dicendo ma speriamo che i piccoli segnali di abbassamento della curva vedano questo trend confermato nei prossimi giorni. Oggi purtroppo non è stato così, i decessi sono risaliti, solo oggi se ne sono registrati 743 e anche nelle province più colpite, Bergamo, i contagi sono di nuovo tornati a crescere, quindi giornata non positiva. E anche politicamente, Capone, dobbiamo partire da qui, è in corso, io non ho più parole, un altro show, un'altra conferenza del Presidente del Consiglio che si lamenta per l'uscita di bozze del nuovo decreto, come se diciamo uscissero da un altro palazzo rispetto a quello che lui occupa. Ci fa anche da maestro di vita e di filosofia, ci invita a riflettere. Segretario, ma lei ricorda precedenti di questo genere? Si può andare avanti così? No, purtroppo non si può andare avanti, anche se la devo invitare a confessare, mi ha fatto uscire lei il bozzo, perché io sono sicuro di non essere stato. Conte dice che non è stato. Sarà così. Capezzone ci dovrebbe aver messo, sarà ci ha messo la manina. Sarà così. È veramente imbarazzante questa storia. Sulla storia, proprio sulla gestione della comunicazione in un momento di crisi, credo che io non sono un grande esperto di comunicazione, seppur devo, come dire, comunicare quotidianamente. Però mi sembra proprio la comunicazione in tempo di crisi non è stata seguita su un canale di nessun tipo. L'altra sera, un'ora di notte, fino alle 11:30 per aspettare una comunicazione poco adatta e per nulla istituzionale su un profilo Facebook invece che in una conferenza stampa, o piuttosto, visto che era sabato sera, poteva farla la mattina dopo con la luce del sole, quando l'angoscia delle persone che stanno dall'altra parte del televisore è pure minore, perché non è indifferente anche questo aspetto di ansia continua che viene dato e che prende di più. Io mi sento con molti amici, molte persone che non stanno dentro alle cose della politica, ma che la vivono, la subiscono, e c'è questo senso di malessere che deriva dallo stillicidio di informazioni che vengono date quotidianamente, ma in maniera completamente sbagliata. L'appuntamento che ha fatto a cui ha fatto riferimento lei adesso, quello delle 18 della sera, no? dove il capo della protezione civile diventa semplicemente il portavoce del bollettino di guerra quotidiano, non funziona. Non funziona, certo. No? Perché quei dati sono importanti, li può dare tranquillamente un portavoce, li può dare tranquillamente un semplice foglio mandato alla stampa, e il capo della protezione civile fa il capo della protezione civile. Senta, entriamo, fatta questa cornice purtroppo molto, molto dolorosa e molto razionale da parte sua, vengo all'altra crisi, quella della quale si parla meno ma che rischia di fare tante vittime pure quella, cioè la crisi economica. Io mi rivolgo a lei che è un leader sindacale autorevole, distinto e distante dalla triplice CGIL, CISL e UIL. Le chiedo, ma secondo lei, ma in particolare gli uomini di governo, ma tanti altri osservatori, i media, ma l'hanno capito che tra qualche giorno milioni di italiani non avranno materialmente i soldi per fare la spesa? Cioè, questo concetto è passato secondo lei o no? Assolutamente no. Ecco. Non è passato perché probabilmente, dicevo, c'è un pressappochismo in chi sta gestendo questa partita, a partire dal Presidente del Consiglio,
definire un attimo i dettagli, al di là della, diciamo così, della portata catastrofica di una crisi che coinvolge purtroppo non solo l'Italia, o per fortuna non solo l'Italia, ma il resto d'Europa e probabilmente buona parte del mondo, il problema domani mattina è in effetti che molti andranno là, su richiesta di tutte le organizzazioni sindacali, certo, no? Un certo. Aiuto al reddito va dato a chi in questo momento anche temporaneamente perde il lavoro, e siamo d'accordo pure noi. Individuato lo strumento, cassa integrazione. Bene, l'INPS lavora normalmente, le 10 migliori INPS d'Italia, cioè le 10 province migliori per l'INPS d'Italia, lavorano una pratica di cassa integrazione in 2 mesi. Ai. Mediamente tutto quanto diventa di 4 mesi. Adesso in un sistema emergenziale, pensiamo che ci metteranno 30 giorni per erogare il primo assegno? È una follia, è una follia. E tra l'altro, ecco, proprio... Allora proviamo un altro sistema. L'altro sistema, certo, potrebbe essere quale? Diamo, poi stabiliamo una sorta di reddito di sopravvivenza, chiamiamolo così per non confonderlo, certo, con reddito di cittadinanza. Stabiliamo che per una famiglia di 4 persone sono necessari non meno di 1.000 euro per fare, certo, la spesa, e diamo tutti 1.000 euro. E poi, certo, quando l'INPS lavora la pratica, si va a compensazione, a conguaglio, gli si dà quello che mancava, oppure si trattiene, ci si fa restituire quello che era di troppo. Ma questo vuol dire avere il cash domani mattina disponibile. Tra l'altro, non è proprio una cosa complicata, credo. No? Tra l'altro, lei ha naturalmente totalmente ragione. Mi permetto di aggiungere una domanda anche sulle modalità. Ma insomma, lo Stato sa tutto di noi, i conti correnti, non aggiungo altro per non essere sgarbato, ma mi verrebbe da dire che sa proprio tutto di noi. C'è anche la possibilità di fare il bonifico diretto, ma perché si cercano... Lei meritoriamente si è occupato non solo dei lavoratori e delle imprese, ma anche delle partite IVA, e ha anche lei denunciato il fatto che c'è questa storia dei 600 euro sul sito dell'INPS, niente, non si capisce, ma anche le modalità contano, no? Assolutamente sì, ma allora, se vuole la racconto tutta quanta, dicendo una cosa che il sindacalista, mi viene da dire un sindacalista vero, non direbbe mai. Ecco, io siccome sono un sindacalista anomalo, ma è possibile che una cassa integrazione che avviene per una emergenza sanitaria nazionale, per cui tutte le aziende che chiudono, chiudono perché sono obbligate a chiudere, non perché vogliono chiudere, non perché stanno facendo bancarotta, stanno mistificando una chiusura per prendere soldi chissà da dove, no? Succede che alcuni possono stare aperti, alcuni devono stare chiusi. Il sindacato che vidima la cassa integrazione, posso dire, ma che cazzo serve? Usi la parola, perché io veramente non lo capisco. È così. Allora, glielo spiego io perché. Perché probabilmente qualche sindacato, sui livelli territoriali, no, fa mercimonio pure di questo, all'azienda che va lì dice: senti, io devo firmare la cassa integrazione, vabbè, sono 300 certo. euro, sono 500 euro, sono 1000 euro, cioè stiamo parlando di questo. Il sindacato non sa, cioè questa è una pratica da deburocratizzare, è un'emergenza, non devo controllare l'azienda che sta chiudendo perché ha fatto l'impiccio, perché vuole mandare una parte dei lavoratori a casa e una parte no, cioè non siamo in quell'ambito di situazioni, no? Senta, allora il sindacato non serve. Senta, quello come vigilante, no? Serve per controllare che lo stato sociale complessivo si mantenga, certo, e l'equilibrio si riesca a mantenere. Questo è. Lei ha detto cose molto, molto coraggiose e le fa onore, sia sul versante di come deve lavorare un sindacato, sia sul versante, diciamo, di un modo adulto di tutelare i lavoratori, e anche sul versante delle partite IVA. Le chiedo, prima di avvicinarci alla conclusione, una parola sulle imprese, che sono un bene del paese, è quello che consente al paese di vivere. Cioè, torno a dirle, io ho la sensazione che molti non abbiano realizzato che con le scadenze fiscali solo spostate a giugno sarà una grandinata, per cui molte imprese non riusciranno materialmente a riaprire, non avendo fatturato, non avendo prodotto niente, avendo però i dipendenti da pagare, i fornitori da pagare, magari un po' di cartelle dell'Agenzia delle Entrate, eccetera. Secondo lei che cosa si può fare per creare la consapevolezza dell'emergenza che sta per abbattersi su di noi da giugno? Allora questo è la situazione un po' più complicata, perché sempre ragionando in maniera più responsabile possibile, ovviamente, quindi certo. Noi dobbiamo contemperare due fondamentali diritti
costituzionali, uno è quello di fare impresa e quindi creare ricchezza, e l'altro è quello della salute dei Ovviamente, cittadini. certo. In questo momento più cittadini fanno vita di comunità, chiamiamola così, insomma, vita sociale, e più c'è un rischio di contagio. E per questo abbiamo chiuso le scuole. No, lì è stata una mossa intelligente, perché 8 milioni e mezzo di ragazzi, 1 milione e 2 tra insegnanti e personale vario, più un po' di genitori che rimangono a casa per badare ai ragazzi, 10 milioni di persone su 60 non stanno in giro per strada. Abbiamo tolto una fetta importante a costo vicino allo zero, perché non producono, la scuola non produce PIL, produce cultura, ci mancherebbe tutto quanto, ma è rinviabile, no, a dopo la crisi. Quello che ha tentato di fare sulle imprese, che pur in assoluto non è sbagliato, ma è sbagliato l'approccio, perché gli scioperi che stanno avvenendo non sono perché i lavoratori non vogliono andare a lavorare, gli scioperi che stanno avvenendo sono perché i lavoratori hanno la netta percezione che nessuno li tuteli sotto l'aspetto proprio come dire, della riduzione del Sicurezza, rischio di certo. contagio. Allora, se lei lavora in un ospedale, all'infermiere, al medico, all'ausiliario, al personale della mensa viene dato una mascherina, vengono dati i guanti, viene dato un abbigliamento usa e getta atto a ridurre il rischio di contagio. Perché un metalmeccanico dove non può essere cambiata la linea di produzione perché è un Certo. metro uno dall'altro, non ci si può stare? No? Perché non viene semplicemente detto l'azienda è strategica, rimane aperta se Certo. gli fornite i mezzi, gli strumenti di protezione, gli dispositivi di protezione individuale, perché così riducono sia in itinere, sia andando, prendendo la metropolitana piena e andando fino al posto di lavoro, e poi sul posto di lavoro riescono a lavorare in un ambito nel quale si rischia meno. Il problema è questo, cioè questi scioperi che stanno facendo, perché anche lì il governo non è stato chiaro. Ha fatto il decreto sulla sicurezza firmato da CGIL, CISL e UIL e non c'è scritto da nessuna parte la parola ammenda, sanzione, chiusura, se non vengono rispettate alcune normative che sono quelle minime di base su questi casi. Quindi lei dice delle due l'una, o, e questo è per tanti versi preferibile, ci sono delle attività strategiche, devono restare aperte, ma allora però mi devi dare tutto l'apparato di sicurezza, di garanzia, eccetera, No, ma per evitare il insomma, co... io non credo che si possa, Cioè, no, è evidente. farne a Oppure... meno, perché non ne facciamo già a meno. Detto, nel settore della Certo, sanità, certo. io, mia moglie lavora in un pronto soccorso, ha a disposizione tardivamente, tutto quanto, pochi, però ha gli strumenti che lei e tutti i suoi colleghi Devono avere, certo. gli garantisce il fatto di rischiare meno che se andava senza guanti, senza mascherina o Non senza c'è dubbio, abbigliamento. non c'è dubbio. Senta, Anche qui è una situazione di buon senso, però ci vuole il coraggio di dire le cose come stanno e di farle in maniera ordinata, non fare lo show, ecco, come abbiamo detto, senza poi entrare sui problemi veramente. E io invece la ringrazio perché lei lo ha fatto con un linguaggio chiaro e con, diciamo, chiarezza, con chiarezza di obiettivi e di posizione. Senta, io torno a farle, pur in giornate difficili per tutti, gli auguri per il 70° della sua organizzazione. Penso e spero che ci saranno, passata questa buriana, occasioni per celebrare adeguatamente, diciamo, e non solo così, moralmente. Lo faremo sicuramente, perché questo è un 70° anniversario sul fronte e Bene. lei sa che sul fronte, se serve, siamo in grado di starci. Grazie a Paolo Capone, segretario dell'UGL. Finisce questo appuntamento di oggi. L'invito è domani mattina, nei 10 minuti di uscita per fare la spesa, di passare anche in edicola e prendere la verità. E visto che domani è mercoledì, anche Panorama. E poi, se vorrete, alle 7 di mattina, sempre qui in diretta social su Facebook e su Twitter, la nostra rassegna politicamente scorrettissima. Buona serata a tutti e buona serata al segretario Capone. Buonasera a voi.